Sì. Bentornati a Cernobbio, ultima giornata dei lavori organizzati da The European House Ambrosetti, la terza giornata di consuetudine dedicata all'Italia. Siamo qui con il Ministro delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini. Professore, buongiorno. Buongiorno. Tutti vogliamo, cerchiamo, parliamo di mobilità sostenibile, però ogni grande progetto, ogni grande riforma ha bisogno di stabilità e forse la stabilità è una caratteristica che proprio non appartiene al nostro paese, che ha sempre una politica un po' incerta, dei governi diciamo poco duraturi. Quanto secondo lei questo progetto che è stato già segnato andrà avanti da solo, avrà gambe sue, o quanto invece comunque questa incertezza politica è sempre un peso per il nostro paese? Guardi, negli ultimi 18 mesi abbiamo lavorato su tre pilastri: pianificazione, investimenti, riforme. Il risultato che ho illustrato ieri qui a Cernobbio è un insieme di piani settoriali per lo sviluppo delle ferrovie, per lo sviluppo di strade e autostrade, la mobilità ciclistica, lo sviluppo dell'utilizzazione del mare, per esempio per parchi eolici. Questi piani settoriali sono stati sviluppati, in alcuni casi non erano sviluppati da molti anni, in modo coerente, all'interno di una bozza di piano generale della logistica e dei trasporti che era attesa da quasi 20 anni. La buona notizia è che abbiamo fatto anche le valutazioni economiche. Per realizzare tutto questo servirebbero circa 300 miliardi. La buona notizia è che 220 di quei 300 miliardi sono disponibili. In questi 18 mesi, grazie al PNRR ma anche alle altre decisioni, abbiamo aggiunto agli investimenti precedenti quasi 105 miliardi. Dunque c'è un piano a lungo termine, c'è un piano a medio termine, perché il PNRR va comunque completato entro il 2026, ma con gli altri fondi possiamo andare oltre il 2026. Quindi la speranza è che questa pianificazione sia in qualche modo più duratura. Possiamo essere ottimisti, ma io ho analizzato naturalmente i programmi elettorali dei diversi partiti e ho trovato con una certa soddisfazione un'enfasi sulla necessità di proseguire in questa strada. E le faccio solo un esempio. Nei giorni scorsi abbiamo annunciato il grande investimento, 8,5 miliardi, per il rinnovo della linea ferroviaria adriatica, che serve tutto il versante adriatico e che da tanti anni non è stato minimamente oggetto di investimenti. Non basta, naturalmente, bisogna proseguire e spero che il prossimo governo farà altrettanto. Idem per la conclusione dell'alta velocità Salerno-Reggio Calabria. Ecco, credo da questo punto di vista che il lavoro fatto, e in parte lo si trova anche nei programmi elettorali dei partiti, sia stato apprezzato, perché in questi 18 mesi abbiamo fatto dei piani che il Paese attendeva da molto tempo. Abbiamo, con delle modifiche normative, prodotto un'accelerazione notevole nei tempi di attuazione delle opere pubbliche. Consideri che nel passato per opere pubbliche superiori a 50 milioni di euro ci volevano circa 14 anni per la realizzazione dell'opera, e in particolare la prima fase, che è quella della progettazione e dell'autorizzazione, richiedeva 4 anni. Grazie ai cambi della normativa che abbiamo fatto, questi 4 anni si sono ridotti a un anno. E quindi la speranza è che queste innovazioni vengano ora tradotte nel codice dei contratti e quindi diventino permanenti. Un'altra domanda gliela farei sul lavoro. Lei è stato ministro del lavoro. Come si sente a sentire ancora che dopo anni, con il problema di disoccupazione che c'è in Italia, soprattutto giovanile e femminile, ci siano ancora tanti posti scoperti e ci sia ancora un problema di competenze? È proprio la sessione di questa mattina. Il tema delle competenze, il capitale umano, è un tema complesso in cui si sa cosa va fatto, e il PNRR avvia delle iniziative importanti, i cosiddetti istituti di ITS, quindi la formazione terziaria non universitaria. Dall'altro
le competenze degli adulti che devono essere mantenute, rafforzate nel tempo con delle iniziative che iniziammo addirittura quando ero ministro nel 2014, ma che adesso con il PNRR hanno una forte accelerazione. D'altro lato però il mismatch cosiddetto, cioè il non allineamento tra domanda e offerta di lavoro è funzione anche di salari di ingresso molto bassi. Per cui un dottore di ricerca che ha ottenuto il suo titolo in Italia va all'estero e guadagna 1.000 euro netti al mese in più rispetto a quello che un'impresa italiana pagherebbe. Questo è un elemento legato in parte alla struttura dell'economia italiana, con tante piccole imprese che quindi hanno produttività bassa e dunque pagano bassi salari. Però credo che dal punto di vista delle imprese, è stato detto anche ieri, serva uno sforzo per valorizzare il capitale umano credendoci. Abbiamo tante imprese ancora con struttura proprietaria familiare, che dà continuità da un certo punto di vista, che però in alcuni casi vuol dire il rifiuto di manager esterni, vuol dire il rifiuto di entrate dall'esterno perché altererebbero in qualche modo l'equilibrio della governance. Ecco, le imprese alla fine hanno un ruolo fondamentale da questo punto di vista, ma non c'è dubbio che per certe professionalità, pensiamo agli analisti dei dati, i cosiddetti data scientist, ma anche i medici, c'è Gli stato negli infermieri. anni un disallineamento, una non programmazione adeguata, che non è solo un problema di numero chiuso, ma anche di orientamento verso certe professioni, non necessariamente di alto livello, anche di livello tecnico, che però assicurano uno sviluppo sia professionale che di vita. Professore, abbiamo notato tra tutte le persone che hanno partecipato a questo forum un po' di distanza tra ancora un pessimismo, un ottimismo cauto degli imprenditori che ancora hanno ordine e quindi non vedono così male il futuro e le previsioni, degli economisti. È solo un problema di distanza temporale perché anticipano di più gli economisti o forse ancora c'è anche una parte di volontà che può avere un ruolo importante nel destino delle imprese italiane? L'industria italiana in particolare, ma direi l'economia italiana, ha mostrato una resilienza straordinaria a queste crisi di questi 2 o 3 anni, che ha sorpreso molti economisti. La crescita nel 2021 o la crescita nel 2022, ricordo che molti economisti pensavano che il rallentamento ci sarebbe stato nel secondo trimestre di quest'anno, invece c'è stata un'accelerazione. Il terzo trimestre è dominato per fortuna da un turismo in grande ripresa. Quindi lo dico da economista, noi talvolta, non sempre, sbagliamo le previsioni. Questo disallineamento secondo me però è legato da un lato a questa capacità delle imprese italiane di riorientarsi, che è molto migliorata rispetto al passato, ma dall'altro la preoccupazione è l'instabilità politica, geopolitica. Perché? Perché, come è stato discusso ieri, non sappiamo quando e se la Russia deciderà di chiudere i rubinetti del Nord Stream. Questo è un evento imprevedibile, anche se non con probabilità zero, da cui dipende il futuro dell'economia europea e dunque quella italiana. È importante però che in questi casi si vedano queste due visioni a confronto e naturalmente dobbiamo sperare che abbiano ragione gli imprenditori in questo caso. Grazie. Grazie a voi.